Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi facciamo un'altra puntata scialla con lo stage, quello lì leggendario particolare, così andiamo avanti. Ma la cosa importante è che oggi c'è il doppio opening. Oggi andiamo a fare un'apertura su Fate Stay Night perché dobbiamo assolutamente trovare Saber, che è uno dei forti effettivamente di questo, di questa collaborazione. E quindi andiamo a fare due aperture con garantito 100% ultra raro. Quindi sono 22 capsule di Fate Stay Night. Quindi rimarrò con 295 Friscat. Che bello, pulizia totale. Allora, intanto la cosa interessante è che oggi poi andiamo a fare lo stage che abbiamo fatto l'altro giorno. Quello lì appunto che ci cambia tutti i personaggi, tutti i gatti all'interno della squadra. Così proseguiamo anche su quello, ci leviamo un po' di robina. Intanto Mizorin mi ha detto nei commenti che era premi randomici, quindi essendo premi randomici loro vi danno uno di quelli che può succedere. Ecco perché leggevo accelerazione e invece usciva altro. Ma andiamo, bando alle ciance, ad aprire Fate Stay Night. Vai. Prime 11 partono. Bam. Friscat usati. Esci per favore, fai uscire qualcosa di buono. Allora, Sakura the Cat, che già ci avevamo. Shamiao. Gatto nuovo dei rari che non avevo, sempre della collezione di Fate Stay Night, Ilia the Cat. Poi abbiamo, ok, ultra rara, e non è quella garantita perché la garantita esce alla fine, Sakura Matou, ditemi qua sotto nei commenti poi se ne vale la pena. Gatto ladro. Poi abbiamo gatto il mio oggi che già ci avevamo. Gatto tostapane, gatto surfista molto buono da potenziare, delinquente gnigni. Psico gatto è sempre buono. E vai, altra ultra rara. E non so neanche se è l'ultima garantita, manco questa. Ok, Lancer. Quindi abbiamo trovato anche Lancer, ragazzi. Ok, era la garantita. Quindi abbiamo trovato due Uber della Fate Stay Night, ma non la nostra Saber. Ci riproviamo. Altre 11. Altre 11 e poi si vedrà. Allora, partiamo con un gatto poco. Un gatto tostapane. Ci piace il gatto tostapane oggi, abbiamo capito. Super raro, gatto con l'asta. Mela gatto. La Siren gatto. Il Jurassic Cat. Il nostro bellissimo gatto nerd. Gatto vescovo. Non stiamo trovando altre Uber, quindi ci avremo solo la garantita. Viking gatto. Wushu. E la garantita è lei, quindi non siamo riusciti a trovare Saber, abbiamo trovato altre ultra rare. Rintosaka, andiamo a vedere cosa fa questa Rintosaka. Anzi, visto che ci sto, giusto perché ho fatto anche un occhio scuro perché ho fatto doppia apertura, mi apro anche quella speciale qua una volta sola. Magari fossi fortunato e mi uscisse la carta giusta. Vediamo un po'. Ci credo poco, eh. E infatti no, gatto ninfa. Allora ragazzi, andiamo a vedere le Uber nuove che abbiamo trovato, i gatti nuovi che abbiamo trovato e vediamo cosa fanno. Allora, partiamo dal gatto raro, Ilia the Cat. Hanno un canny cat, vabbè, con i capelli argento e occhi rossi. Ok, che cerca di aiutare un piccolo uccellino. Ok, che cerca di portare un piccolo uccellino. Va bene, può rallentare i red. Sinceramente non penso sia molto importante. La portiamo al 10 per vedere se si evolve. No, diventa Snowfire Ilia. Perfetto. E adesso andiamo a vedere Uber. Allora, cominciamo con Rintosaka. Join, ok, è entrata appunto a far parte della battaglia di Fate Stay Night. Giustamente per la battaglia del Sacro Graal, che ha summonato, quindi ha evocato Archer. Va bene, andiamo a vedere cosa fa. Possibilità di knockbackare, quindi mandare indietro alieni e zombie con attacco ad aria. Non so quanto sia potente, la portiamo al 10 per vedere l'evoluzione. Non ha evoluzioni, perfetto. Diventa Rintosaka CC. Non cambia nulla e rimane uguale. Va bene. Lancer. Lancer ci dice invece che è entrata nella battaglia di Fate Stay Night. Giustamente è la lancia da un maestro sconosciuto. Ha preso la sua lancia da un maestro sconosciuto. Perfetto. 100% di spaccare barriera. Interessante. Carino. Sfondamento. Va bene. Lancer, ti teniamo da conto. Ditemi se ne vale la pena. Non si evolve neanche lui. Diventa Lancer CC. Poi abbiamo Sakura Matou, che invece ci dice: è entrata a far parte della battaglia di Fate Stay Night. Ha preso carica ogni giorno. Daily Care. Fuori Miaus, ok.
della casa di Emilia, va bene, non mi ricordo bene il pezzo della storia, resistente contro scuri, alieni e zombie. È un tank. Un tank anche abbastanza resistente a tutto qua, eh. Ma sarà buona? Si evolve! Sakura Matou si evolve e prende addirittura ammazza zombie e immune da ondate. Evoluta che succede? La sua forma reale, che è Dark Sakura, dice guadagna aumento. No, guadagna attack speed, quindi velocità di attacco, in più Soul Strike e immunità da freeze. Quindi vuol dire che non può essere stunnata. E in più colpisce i nemici zombie a terra. Un Uber del genere, ragazzi. E per evolverla bastano soltanto i Miagrumi epici. A sto punto io me la evolverei anche subito se ci riesco. Ma penso di non arrivare al 30. Casomai domani ce la evolviamo, se ne vale la pena. Mi dite qua sotto se ne vale la pena evolverla. Io intanto la faccio salire fino a dove riesco. È poco. Non ce la faccio per pochissimo, ragazzi. Guardate, per due livelli, va bene. Questa Sakura Matou, teniamocela da conto. Sono salito ulteriormente di livello e grado giocatori 19.900 raggiunto. Guarirà ricompensa, sì. 10 ingranaggi, niente di eccezionale. Usa per sviluppare la tua base nel menu di Ototo. E un leadership che è sempre buono. Continuiamo, ragazzi, la nostra bella avventura. Ecco, adesso mi ha messo pure Lancer a random. Va bene, giustamente sono entrati. Ormai ne fanno parte. Ripartiamo dal 21. Cerchiamo di fare quelli possibili che ho con lo speed up. E poi tutto il resto si vedrà. Così vediamo pure Lancer all'azione. Vediamo quanto è bello. Oh, che carino. Che quasi piace. Il problema è che non abbiamo tanti meat shield. L'unico meat shield sarebbe questa specie di samurai. Gatto sushi, o come ti chiami. Intanto Lancer mena. Ti prego, facci sognare. Questi nemici possono essere fastidiosi. Però abbiamo un Uber anti-red. Quel nemico là dietro è red, se arriviamo a colpirlo. E ci hanno lasciato, ci hanno dato Darka Meow, quindi niente male i change che ci hanno dato. Ok, andiamo a devastarli pesantemente se ce la facciamo. Sto utilizzando tutto a prescindere da quello che è o non è, ragazzi, giusto perché così almeno si vedono anche tutti i bellissimi gatti. Vai così. Niente male, livello 21. Penso ce lo portiamo a casa molto rapidamente. Perché siamo stati anche fortunelli con le Uber, perché il Darka Meow era ottimo qui. E non solo, pure Pai Pai, non è che ci dispiaceva contro Red. Ok, e Lancer intanto ha pure menato. Mi sa che è pure morto Lancer, non vorrei dire, a parte che è basso di livello. Ok, che cosa c'è? Dai, occhio leggenda più 3, niente male. E materiali. Livello 22, ma ha cambiato tutti, e ripeto, tutti i gatti, ma ha lasciato solo Slinket. Quindi siamo nei guai, anche perché non mi ha dato un tank. Sì, diciamo che abbiamo lui che potrebbe fungere da mezzo tank, però non è un'ottima situazione senza tanchini. Allora, partiamo subito di Uber a questo punto, non avendo i tank è meglio avere qualcosa che fa danni. Vai così, lo Slinket ce lo mettiamo sempre, questa qui ce la mettiamo. Oh, ma ha dato cosa? Kasli? Niente male. Kasli non è per niente male, peccato ci sono un po' troppi angeli da questa parte. Ok, li conocchiamo con Kasli. Fortunatamente, vai così anche con Slinket. Ho la torre sbagliata, te pare che c'è ancora quella zombie, non si sa perché. Allora, sto usando tutto quello che posso, ragazzi. Questi sono angelici e anche abbastanza pesi, vedo. E fortuna che c'è la Gasly che un pochino li tiene a bada, perché sennò eravamo rovinati. Ok, non so che cosa sto facendo. La Gasly è qui, che cerca di tenere lontano Cavallino, ma Cavallino avanza uguale. Cavallino non gliene frega una mazza. Ok, siamo nei guai. Siamo molto stretti e Cavallino non muore. Cavallino non muore, sta a pushare. Sta pusha, ce la fanno, ci devastano, non li eliminiamo assolutamente. Persa! Si deve rifare livello 22, quindi sprechiamo più energy. Azz! Speriamo che stavolta mi cambiano poche cose. Perfetto, mi hanno cambiato un'unità sola e mi hanno messo anche così alla mona, quindi ipoteticamente non stiamo messi male. Ok, io direi di fare un po' di level up, visto che abbiamo visto che sto stage è un po' impegnativo. Vai con lo Slinket. Per fortuna che la nostra tarta regge tutti i danni. Allora, eliminati quei cosi, noi dovremmo effettivamente avere bella situazione per avanzare. Nala mo rischia male perché è andata un po' troppo avanti. Però Nala attacca d'aria in una certa maniera importante. Adesso arriva pure Ganesh. Guardate Ganesh, devasta d'aria. Per fortuna stavolta mi ha cambiato una carta sola e quindi abbiamo potuto recuperare quella persa di prima. Ale. E allo 2 portato a casa contro Angelice con in pratica quasi tutto il mio mazzo non generico, ma quasi.
Ok, vediamo un po' a livello 22. Dai che quel pesciotto ormai è morto. Vai Ganesh, facci sognare. Cancan sei tutti noi. Shinkansen, boom, stiamo a meno a pesce e torre. Ganesh sopravvive. Livello 22 portato a casa. Gatto riccone e Miume. Livello 23. Ci ha cambiato tutto il deck di nuovo. Ormai si è fissato di cambiarci tutto il deck. Allora, questi sono contro alieni. Abbiamo un Meat Shield, ce l'abbiamo, sembra. Tanto tiro pure un bello Shinkansen sulla papera. La papera attacca lenta, fortunatamente. E Shinkansen gli ha tirato un bel paio di colpetti. Quindi un bel conocchio becchino gliel'ha fatto fa. Vediamo un po'. Bam. Non è ancora morta, sta reggendo. Allora, mettiamo pure questo che fanno tutti e due la stessa cosa, in pratica. Allora, non ci ha dato Uber. Questa è una cosa brutta. Ok, sì, vabbè, pure i cagnolini scuri. Ciaone. No, raga, questa non la reggo. Sì, non la reggo e c'ho pure la torre sbagliata. No, raga, mi hanno cambiato troppe unità. Vedo una brutta situazione. In realtà ce l'avrei un'unità anti-angelica, che è il gatto bambino, là, il gatto piccolo. Però il problema sono gli altri. Allora, sto reggendo stranamente, ancora siamo vivi. Non so come. Però ho paura di quello che esce dalla torre. Quello mi preoccupa più che altro. Ok, potremmo anche risparmiare d'indie utilizzando solo unità che sono utili al caso. Però ho paura perché comunque i nostri nemici pushano in una certa maniera. Altri cagnolini scuri e mi sa che è uscito pure qualcosa di grosso da là. Che è uscito? No, pure lui. Allora, diciamo che la situazione è drammatica. La situazione è stretta e drammatica. La torre è sbagliata. Va bene. Vediamo un po' se riusciamo a tenere la situazione stabile. Quello lì, zombie, ci serve proprio a niente qui. Però è comunque un danno maggiore di quelli che abbiamo sul terreno. Nulla di fatto, raga. Nulla di fatto. Anche questa probabilmente la dovremmo rifare. Vediamo un po' se ce la facciamo a tenerli fermi. Sto provando a evocare il mondo, ragazzi. Perché i soldini ce l'abbiamo. Non ci abbiamo i gatti. Cioè, mi hanno tolto tutti i gatti. Ah! Resistete fino alla fine. Niente, cagnolini scuri. Penso che abbiamo perso. Mannaggia la miseria. E niente, cominciano a diventare un po' più difficili. Ok. Livello 23. Giustamente, ragazzi, mi fermo quando finiamo i leadership. Cioè, quando non ce li abbiamo. Non quando finiamo, scusate. Non li voglio usare per questo stage, sinceramente. Ma ha cambiato di nuovo quasi tutto il deck. Però stavolta il mid shield importante ce l'abbiamo. E abbiamo pure la cancan. Quindi stiamo messi discretamente. La cancan ci fa fare i soldini. E è importante. E riesce pure, se non erro, a tenere in modo concreto uccelletto. Tanto pure un bel Ganesh. Una seconda cancan. Perché quella mo muore. 100-100. Non è che può reggere l'infinito. Sì, è fodente la cancan e ci dà i soldi, però insomma. Ok, il Ganesh ha fatto il suo dovere, quindi niente male. Bravo Ganesh. 10 miliardi di cancan, tantissime tartarughe. Abbiamo pure qualcosa che ferma le retrovie. Ok, altra cancan. Sto continuando in questa maniera perché non so effettivamente i nemici quanti ne diventeranno. Va bene, gli angeli li reggiamo. Livellappino. Anche se non ci serve, perché ormai siamo quasi vicino alla base avversaria. Intanto ho paura che esce il mondo adesso. Mo tocchiamo la base avversaria col Ganesh e esce il mondo. O forse no, forse finiamo prima che esce il boss, dai. Dai che ce la fa, ma è uscito. Ah, peccato. Vabbè, lo colpiamo col Ganesh. Se mi lasciano il Ganesh, in pratica li vinciamo quasi tutte, perché il Ganesh è veramente rotto. Per carità. Livello 23. Secondo tentativo, portato a casa. Ok. Che c'è, dai? Miau biglietto più uno. E carbone. Ultimo speed up per noi, ragazzi. Ok, ci hanno dato la Gasly. Però non abbiamo più Mid Shield, abbiamo la Cancan, quello sì. Abbiamo il Maximus e abbiamo ipoteticamente quello, l'uovo. Però l'uovo non è proprio un tank, diciamola tutta. Ho finito pure gli speed up, quindi i prossimi 1-2 stage saranno senza. E beh, sono alieni però, eh. La Cancan, male che va, è anti-alieni. Quindi ipoteticamente qualche possibilità ce l'abbiamo. Anche di evocare la Gasly, stranamente. Guardate quanti ne arrivano. Però il Maximus attacca d'aria in maniera pesissima. Non ha paura di niente il nostro Maximus. Vai Gasly, pulisci. Ok, metto tutto. Mettiamo anche sta tizia gigantesca che era la Bikini Pasalan. No, ci stanno pure dei Gritter. Ecco qua, niente. Gatto metallico ci porterà alla sconfitta. Come sempre. Perché giustamente senza crit il gatto metallico non si butta giù. Almeno che gli attacchi veloci non lo eliminano. Ok, arrivano gli alieni. Nessun problema. Spero che il gatto Leo. Però quel gatto metallico mi sa che è potenziato, eh. Ipoteticamente sembra un gatto potenziato.
Perché non muore. Ha preso un bel po' di attacchi veloci, oltretutto, anche dal gatto Leo abbinato qua. Guardate quanti cagnolini alieni arrivano. Niente, abbiamo l'attacco sbagliato. Ah! Ci potevi lasciare un crit, maledetto gioco. Niente, niente crit per noi. Guardate, stiamo menando in maniera indescrivibile contro quel cane metallico e non muore. Eppure io i crit ce l'avevo nel deck. Niente. Devo rifarlo per colpa del crit. Lasciami uno dei critter. Niente critter. L'abbiamo riperso uguale, raga. Senza critter è persa. È impossibile senza crit. Perché la specie di nemico è importantissimo e pesantissimo. E senza crit non ci si fa. E non abbiamo critici da nessuna parte. Questa non fa critico assolutamente. Niente di fatto, raga. Questa è persa. Persa male perché non abbiamo roba che può andare contro il metallico. Ok, vediamo un po' se riusciamo a esagerare stavolta. No, sono usciti tutti. Secondo me dobbiamo riuscire a tenere fermo quel metallico. Però il problema è che senza tank effettivi è un po' improponibile. Cioè, nel senso, abbiamo adesso un po' più unità d'aria. Però non specifiche contro alieni. Adesso sto pushando indiscriminatamente in confronto a prima, per tenere proprio sotto torre. Così se esce il metallico, gliemenamo. E male male. Vediamo un po'. Ok, per ora li stiamo tenendo fermi là. E è già un miracolo. Anche perché non abbiamo più possibilità di evocare cose. Vai che menamo. Vai che buttiamo giuratori prima. No, sono usciti. Sono usciti. Sono usciti tutti. È uscito pure il gatto metallico. No. Eccolo. E niente. Andava in base ai danni fatti alla torre. Quindi penso che pure questa è persa, perché quel cagnolino metallico è potenziato. Anzi, forse no, perché il gatto tartaruga sembra che ci sta dando un po' di aria. Ci dà un po' di salvezza. Sì, però non mi possono togliere gli unici due critter dal mazzo due volte. Va bene. Intanto io avuto tutto indiscriminatamente, perché tanto Uber non ce l'abbiamo. Vediamo un po' di mantenere la situazione stabile. Magari ce la facciamo senza crit. Olè. Per fortuna che mi ha lasciato i mid shield. Questa è una cosa buona. Perché almeno nel frattempo che loro menano, noi possiamo difendere. Che è già tanta roba. Ok. Vediamo un po'. Quei cosi menano a distanza, quindi non vengono eliminati e continuano a menare. Il gatto metallico è morto. Alleluia. Stavolta ce l'abbiamo fatta. Stavolta ci siamo riusciti. Livello 24 è nostro. Ora vediamo se c'ho ancora energy. Facciamo un altro livellino, ragazzi. Sarà una puntata molto veloce sicuramente, ma tanto siamo durante la settimana. Anzi, oggi è venerdì, quindi domani sabato e domenica io lavoro e voi state a casa. Che bellezza. Quanto siamo contenti. Vediamo un po'. Dai, che il livello 24 abbiamo buttato giù. Comunque, peccato che non ho trovato le Uber interessanti. Però ditemi quelle lì che ho trovato, se ne vale la pena di qualcosa, specialmente quella che si evolve. Ecco l'accelerazione, così l'abbiamo riguadagnata e la riutilizziamo. Piume e Meteora. Ultimo stage perché ho finito le energy. E vai, vediamo un po' che succede. Mi ha cambiato il mondo. E vai, tutti fluttuanti. E moglie Dimo? Moglie Dimo e fluttuanti. Cancan, ci stai solo tu, sappilo. Cancan, solo tu ci puoi salvare. E solo tu ci puoi dare i dindi. Oh, interesting. Allora, i tank ce l'abbiamo, ipoteticamente piccolini. Però quelli sono fluttuanti e grandi e cattivi. La Cancan può darci una mano. Però non so fino a quanto. Ok. Titania. Sta cercando di reggere Titanos. Ok, vediamo un po'. Ah no, mi eliminano il Luber. L'ho visto, l'ho visto. L'ho sentito il dolore. E niente, c'ho la torre. Perché non ho cambiato la torre? Sto cercando di mantenere vivi, ma... Oh, da qualcosa arriva il colpo, eh. Bam. Doppia farfalla buttata giù. Dobbiamo solo tenere fermo quel coso fluttuante e non fare attaccare la nostra Uber. Perfetto. Oddio, lì dietro ce n'è un'altra di Uber. Che cosa fa? Non mi ricordo. Knockback slow? Mamma mia, che cattiveria. Questo livello 25 l'abbiamo massacrato se non esce nient'altro dalla base. Potrebbe, perché conoscendo questi stage non si sa mai. Vai così. Portata a casa, velocemente. Occhio leggenda più uno, niente male, ne abbiamo 12 così. Mattoni, piume e meteora. Ok, mi sono visto una pubblicità e mi ha dato altri 200 di energy quasi, 265 ce n'ho, quindi altre due stage si possono fare. Se riusciamo a vincerli, perché non è detto manco questo. Cambiandomi sempre le unità, tipo adesso non abbiamo tank. In realtà abbiamo la cancan, ma costa. Non esce niente da lì. 1 milione di vita alla torre. Brutta situazione. Alieni, va bene per ora.
Non ho messo lo speed up, sono un pirla. Vabbè, non è un problema, lo facciamo senza. Vai, livello 5. Per ora abbiamo livellato bene. Direi aspettiamo che arriva il cagnolino. Can can. Allora, io non mi ricordo che fanno alieno. Va bene, quindi roba aliena ce l'abbiamo, che può fare anche da tank. Fa knockback, ragazzi, quella roba lì. Allora, sembrano tutti alieni quelli che escono da là. Noi abbiamo questo che è angeli alieni. Bene. Devo rimanere male, sinceramente. Sembra che siamo stati fortunelli da un punto di vista. Ecco, no, ho parlato troppo pesto. Vedo degli alieni un po' grossi e un po' fluttuanti anche, quindi meniamogli. Vai, Can Can, facci sognare. Sei l'unica che può salvarci. Tanto ci sono anche dei knockback funzionanti, stranamente. Vai così, ce la possiamo fare. Anche il Fisherman è buono contro di loro. Questo 7.20 dovrebbe essere una delle Uber, oltretutto Kashikashi. L'avevo lasciato, mi sa, in forma piccola. E stiamo reggendo tranquillamente a livello 26 contro alieni. Così a secco. Ma lui è contro alieni? No, è stato eliminato e basta. È contro alieni? No, è morto. Ok, Kashikashi, vieni tu a darci una mano. E niente, le cancanne piano botte. Fisherman prende botte. Devi crollare, ragazzo. Niente, non muore. Allora, abbiamo pochi dindi, anche perché queste unità costano. Quindi l'unica cosa che mi posso inventare è cercare di knockbackarli e di menaglie con la Can Can, perché questa è l'opzione che abbiamo. Vai, vediamo un po'. Coso sta tenendo fermo per un pochino. La face ancora non muore. Vediamo un po' se Fisherman ci può dare una zampa. Intanto i knockback stanno avvenendo. Però Face e coso volante insieme sono alquanto fastidiosi e i dindi non ci bastano dopo un po'. Can Can, ti prego. Ok, Face eliminata, almeno una l'abbiamo tolta. Non so che Uber era questo. Alieno, ma pure lui, cavolo, a sapello. Non l'avevo letto, mannaggia a me. Ok, morto pure l'altro. Livello 26 ce lo portiamo così. Niente male. Questo non me lo ricordavo, raga. Non l'ho mai usato su Main Cat, quindi ero rimasto proprio indietro. Ok, quello moglie ci tira una botta. No. I knockback stanno funzionando. Che cosa ha fatto? Ragazzi, avete visto che ha evocato? Ha evocato quello red, guardate. Guardate quando attacca l'Uber. Ma che cosa? No, non ci credo. Bellissimo. Non l'avevo mai visto attaccare perché non l'ho mai utilizzato. Quindi effettivamente eravamo rimasti un attimo indietro. Ok, eliminato anche quello. Livello 26 portato a casa, ragazzi. Anche più facilmente del previsto. Niente male, senza speed upino. Dai, il prossimo stage lo facciamo uguale. Senza speed upino e lo facciamo fatto bene. Così arriviamo almeno a livello 27. E poi ci salutiamo. Ok, vediamo un po'. Miau biglietto e mattoni e carbone. Ultimo stage per oggi. Livello 27. Vai così. Ok, ci ha tolto un po' di robina. Ha lasciato però dei mid shield. E quindi stiamo, diciamo, in adeguata attesa. La Can Can per fare soldi immediati. Intanto cerchiamo di tenere ferma la situazione lì. Lei non mi ricordo che faceva. Alieni, zombie. Ah, il tank. Ci è capitato il tank alieni, però mi sa che siamo in uno stage dove non ci sono alieni. Quindi siamo un pochino sfortunelli. Vabbè, abbiamo la Kronos comunque che può fare il suo dovere. Le Can Can dovrebbero ipoteticamente menà a quella specie di foca rossa. Ok, adesso arriva pure Kronos. Vai Kronos, facci sognare. Mettiamo l'Uber nuova, giusto anche per vederla. Per adesso sembra normale. Vediamo dopo quando diventa più cattiva, quando si evolve. Mi sa gli alieni non ci sono, però va bene. Mettiamo tutte le Uber, almeno so danni grossi. Vai così, evochiamo tutto, così pushiamo prima. Stanno uscendo un sacco di unità red e traitless. Che la Kronos in pratica blocca solo i red. I canguri li stiamo eliminando con le Can Can, che per fortuna ci hanno lasciato. Va bene così, piano piano si avanza. Tartarauga, così creiamo anche un checkpoint da cui ripartire se dovesse uscire altra roba pericolosa. Per ora stiamo pushando male. Guarda, adesso ce l'ho il crit, guarda qua. Prima non ce l'avevo, mo ce l'ho il crit. Che non serve a niente, mo. Va bene, stiamo arrivando alla torre. 900.000 di vita. Stiamo eliminando un sacco di coniglietti red. Vediamo un po' cosa ci dà. Dacci roba buona e giusta.
Ok, stiamo attaccando torre. Sta uscendo alta roba tutta insieme perché stiamo abbassando la vita, presumo. Però li stiamo tenendo fermi. Ecco qua, è uscito qualcosa. Quello è un fluttuante. Noi contro fluttuante abbiamo qualcosa adesso. Sembra di no. Questa è contro alieni scuri, quindi no. Però abbiamo Kronos che stunna comunque. Quindi ci sta dando, tra virgolette, il tempo di attaccare e di tenerli fermi sotto torre il più possibile, giustamente. Non è detto che sia così facile come sembra. Allora, per ora li stiamo... reggendo è una parola grossa, perché piano piano avanzano. L'avanzata vuol dire che stiamo andando a perdere noi. Invece non dobbiamo perdere noi. È tutta colpa di quel coso volante, poi. Niente Kronos. Finita la Kronos. È morta la tank nuova. Mi sa che questo livello 27 l'abbiamo sottovalutato. E adesso ci menerà male. Ok. Allora, il crit non ci serve a nulla. Red sì. Kronos bis. Ritorna. Ti prego, salvaci tu se puoi. Però, raga, stiamo stretti. Stiamo tanto stretti. Questa è Rossi. Va bene. Buona, perché ci regge quello. Io sto provando, ma la vedo molto dura. Kronos, facci sognare, ti prego. Però stanno... Sono troppi, raga. Sono troppi. Per quanto la Kronos possa essere utile e pararci un attimo il cosiddetto, non è immortale. Quindi se va in avanti troppo il fluttuante e li colpisce, muore pure la Kronos. Infatti è morta secca la Kronos. Non è che muore pure la Kronos, è morta proprio subito. E in bello che non lo posso manco ripetere questo stage. Quindi se non riusciamo adesso a regge, abbiamo perso a prescindere. E mi sa che abbiamo perso, perché quella Uber lì non fa niente. Non basta, non ci dà una mano. Non è sufficiente. Allora, mettiamo la Uber quell'alieni. Anche perché quello è fluttuante, non è alieno. Abbiamo finito i mid shield, raga. Cioè, vi rendete conto? Ho finito i soldi e i mid shield. Ti prego, menagli d'area. Oh, non è morto ancora, però. No. Peccato, peccato, peccato. Sembrava che potevamo arrivare fino a livello 27. Invece ci hanno fregato e abbiamo pure la torre sbagliata, perché sono pirla io. Va bene, diciamo che è persa male. Chissà perché. Allora, se ce lasciava il Ganesh invece della Kronos, ce l'avevamo fatta ugualmente. Quindi ci riproveremo nei prossimi episodi, perché tanto ancora dura sto stage, sicuro. Quindi ci abbiamo ancora tempo per continuare. Niente, livello 27 portato a casa. No, perso, sconfitta. E va bene ragazzi, questa era la puntata di oggi. Abbiamo fatto un doppio open di Fate Stay Night enorme. E ci è andato, non so se bene, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Intanto abbiamo 3 nuove Uber, un nuovo gattino, abbiamo fatto dei potenziamenti e siamo andati avanti anche a prendere qualche occhio leggenda in più. Niente male. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andate a vedere il video che è uscito sul canale di un gioco nuovo del Nintendo Switch che è uscito oggi stesso sul canale. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video.